Pronto? Ciao Viola! Ciao Julie! Come va? Tutto a posto, grazie. Tu? Bene, bene. Senti, cosa ne dici se oggi mangiamo qualcosa insieme? Ah sì, dai, ti aspetto, molto volentieri. Mi andrebbe una ricettina di pesce, me la fai? Ho in mente una ricetta con merluzzo, delle polpettine su una crema di piselli che secondo me ti piacerà molto. Dai, allora faccio la spesa io. Ok, ti aspetto. A dopo. A dopo. Ciao Giulia! Ciao, che bello venire a trovarti qui a Cascina Rampina, è sempre bellissimo, davvero. Ben arrivata. Senti, oggi sono venuta a fare un po' di spesa, quindi ti chiederò qualcuno dei vostri prodottini, però già che sono qui, dai, mi racconti un po' di questa azienda agricola che non è solo un'azienda agricola, è anche un progetto sociale, mi dici sempre. Certo, allora sai, noi abbiamo iniziato in questo posto un bel po' di anni fa, anzi per dirtela giusta, ho iniziato in seconda media. In questo campo qua c'erano dei rovi e insieme ai miei amici della cascina abbiamo preso un pezzetto di terra abbandonato, abbiamo pulito dai rovi e abbiamo fatto un orto. E da lì è nata un'avventura che è arrivata qua. Quindi eri molto giovane qua. Sì, sì, proprio in seconda media abbiamo fatto questa orto. E oggi sono qua dei ragazzi di seconda media a fare delle attività nei nostri orti, quindi è bellissima come cosa. Ecco, infatti spiegaci, in questo grandissimo spazio che cosa fate? Coltivate, però avete anche dei progetti che coinvolgono le persone? Sì, noi coltiviamo 7 ettari di terreno qua nel Parco della Valletta, coltiviamo secondo i metodi dell'agricoltura biologica e produciamo verdura, un po' di frutta, cereali, farine, uova. Quindi coltiviamo un sacco di cose che mangiano le famiglie qua del territorio. Però oltre a produrre cibo ci è sempre piaciuto anche essere una realtà presente sul territorio, quindi ci è sempre piaciuto lavorare con le scuole, essere presenti. Quindi da azienda agricola di solo produzione di cibo siamo passati anche a un'azienda agricola sociale che infatti si apre a varie esperienze, dal tirocinio dei ragazzi delle scuole agrarie, più semplice, certo, a proprio percorsi di educazione ambientale fatti con le scuole, dall'asilo nido alle superiori vengono qua. È venuta persino un liceo dal Belgio, per dirti. Sa come si divertono i ragazzi, sì, sì, oltre che imparare. So che ci sono anche poi degli animali, dopo vado a vederli. Certo, puoi vedere le galline, anzi se vuoi puoi raccogliere le uova dopo. Bene, che bello, sì. Fabrizio, per questo pranzo che farò oggi con una mia amica mi servono, allora, innanzitutto gli spinaci. Ah, ok. Allora, le abbiamo. Lei farà delle polpettine di pesce e aggiungerà anche qualche verdura. Quindi spinaci, poi piselli. Allora, spinaci. Quanti piselli ti do? A me ne una manciata, serviranno per una cremina che accompagna le polpette. Perfetto. Ecco qua. Poi aglio e prezzemolo. Ah, guarda, aglio abbiamo solo quello fresco perché quello... Beh, ancora meglio. Perfetto, quello in teste è finito. Beh, ma poi la mia amica è brava a cucinare, lo saprà sicuramente trattare. Ok, aglio e prezzemolo. Sì. Ti basta questo prezzemolo, pensi? Va benissimo. Bene, Fabrizio, direi che ho tutto. Ok, ah guarda, però ti volevo far assaggiare una bontà che facciamo noi sotto vetro. Guarda, sono delle ciliegie con lo sciroppo. Ciliegie siroppate che, guarda, se le provi poi impari anche a farle tu a casa, è facilissimo. Volentieri, volentieri. Allora poi mi spiegherai anche come posso dai, farle. Sì. Benissimo, allora le mettiamo nella mia cassetta. Ecco qua. Così le proporrò a Viola e magari le utilizzerà in una delle sue ricettine. Ti farò sapere. Grazie, allora buon divertimento. Grazie Fabrizio, ciao. Allora alla prossima, ciao. Ciao. Okay.
Buongiorno Antonio. Buongiorno Giulia. Ti disturbo, stai lavorando? Dimmi tutto. Senti, sono passata da queste parti e sono tornata a trovarti. Bene. Buonissimi semi di lino con risottino. Fa piacere. Mi hanno stupito. Questa volta però ti chiedo qualcos'altro. Faremo un menù a base di pesce. Sempre io e la mia amica di cui ti parlo, lei è bravissima a cucinare. Secondo te che cosa posso io aggiungere? Io ti posso consigliare una farina di mais bramata bianca. Che è molto cos'è? Ottima con il pesce. Ah, ha un come gusto mai? Molto delicato, bene. Sì, ha un gusto molto delicato ed è una farina tipica nel Veneto che viene di solito abbinata con il pesce ed è un prodotto adatto per celiaci 50 e senza glutine, come tutte le farine di mais, e poi è anche un concentrato molto di vitamina B ed E. E se consideriamo, la polenta è un piatto che ha meno calorie del classico piatto di pasta che mangiamo. Ah, quindi tu faresti una polentina bianca, sì. Dunque. E mi dici, è leggera? È molto leggera e più leggera rispetto a un piatto di pasta. Caspita! Dopo è chiaro che dipende dall'abbinamento che si... Certo, perché noi pensiamo alla polenta, di solito l'abbiniamo esatto. Poi a cibi grassi, esatto. Magari. Dipende dall'abbinamento che si fa dopo. E aggiungiamo formaggio, burro. Bravo. Senti, ma quindi è bianca? Polenta bianca, come c'è il mais giallo, è una varietà di mais, è tutto completamente bianco. Ma quella utilizziamo nelle nostre zone, la vedo meno rispetto... Sì, è un prodotto, diciamo, principalmente viene utilizzato nel Veneto. Ah, ecco. Loro sono famosi con il famoso baccalà. Però voi la fate da sempre? Sì, l'abbiamo sempre fatta. E la fai vedere? Ce l'hai Eccola. Qui? Ah, ecco, vedi? Polenta bianca. Tra l'altro, Antonio, vedo che è in una confezione sottovuoto. Sì, confezione sottovuoto perché diamo 3 anni di scadenza, quindi non abbiamo più nessun problema di conservazione. Si mantiene meglio. Benissimo. Bene. Come appena macinata. Senti, Antonio, quindi tu mi consiglieresti una polentina, che è la cosa un po' più classica? Si può usare anche come impanatura, diciamo. Senti, non l'avevo mai vista, sono molto curiosa. Tu faresti una polentina, però ti dico anche che Viola è talmente estrosa e particolare che potrebbe utilizzarla anche in qualche modo nuovo. Poi ti faccio dopo, sapere. Sì, dopo dipende, si può sbizzarrirsi in cucina, via. Senti, la prossima volta poi ti faccio sapere. Va bene, grazie. Ciao, ti lascio ciao, lavorare. Giulia, ciao, Antonio. Chiara. Ciao Giulia, bentornata. Grazie, come stai? Bene, grazie. Tu? Bene, benissimo. Qua ancora meglio, devo dire. Come sempre. Senti, la scorsa settimana buonissimo il vino che mi hai consigliato per il risotto, andava davvero bene, quindi ho deciso di riaffidarmi ovviamente a te anche per questa settimana con Viola, questa mia amica food blogger che ti farò conoscere. Volentieri. Abbiamo deciso di cucinare, o meglio lei cucinerà, delle polpette a base di pesce con anche delle verdurine, ci sarà una cremina di piselli e poi anche un po' di limone che dà un po' di acidità col pesce, sta sempre bene, quindi cosa mi consigli? Allora... per i piatti a base di pesce, quindi crostacei, molluschi, anche il pesce proprio, tutto quello che vogliamo, ti consiglio il pino grigio. Ok. Sì, perché ha un sapore molto fruttato, che quindi proprio va ad accompagnare quello che è il sentore agrumato del limone sul pesce. E quindi diciamo che è una coppiata vincente, sicuramente. Vedrai, fidati che andrà molto bene. Mi avevi detto infatti che il pinot comunque è il punto forte di questa azienda, giusto? E questa è una nuova versione. Esatto, diciamo che il pinot è proprio il punto forte soprattutto di questo territorio. Okay. E infatti nell'Oltrepò Pavese soprattutto si produce proprio il pinot. Okay. E noi abbiamo il pinot vinificato in bianco, che quindi è un pinot bianco, e ce l'abbiamo, come l'hai provato tu, spumantizzato, poi abbiamo il grigio e poi il nero, versione classica frizzante. Allora quello la prossima volta, direi. Esatto. Oggi proviamo il grigio. Perfetto.
Senti Chiara, grazie mille, ti lascio mille al tuo bellissimo lavoro, ma tornerò a trovarti. Volentieri, ciao. Ti aspetto, ciao! Ciao Giulia, eccoti. Ho trovato la porta aperta e sono entrata. Brava, hai portato tutto? Senti, oggi ti ho portato una super spesona. Ok. Un sacco di verdure. Spinaci. Ma che belli. Piselli che dovremo sgranare. Sì, così facciamo una bella crema. Prezzemolo. Perfetto. Un immancabile vinello. Che col nostro pesce ci starà da Dio. Esatto. Qualche spezia. Ok, grazie. Erbe aromatiche. Perfetto. Una farina molto particolare. Ah, per vediamo. La tua impanatura, poi ti dirò. Sì, sì, sì. Uova. Grazie. Grana. Ok. Olio per friggere. Perfetto. E poi il nostro merluzzo. Lui. Allora Giulia, io mi sono già portata avanti, ho iniziato a preparare il brodo che useremo per la nostra crema di piselli e adesso preparo tutto l'occorrente per fare le nostre polpette. Dai, allora io inizio ad aprire il vino. Brava, tuo compito. Chiacchierando mi sono persa un po' di passaggi però. Allora Giulia, praticamente abbiamo sbollentato gli spinaci che ho tritato grossolanamente a coltello e li ho poi uniti a invece il trito generale di queste polpette che è composto da del pane, del merluzzo, poi ho unito anche delle erbe fresche, erbe aromatiche con dell'aglio che mi piace, sì, e un uovo e un po' di parmigiano reggiano. Ok, quindi siamo quasi pronti per formare formiamo le nostre polpettine e come impanatura usiamo la farina bramata. Esatto, poi ti dirò qualcosa che ci ha spiegato il nostro amico Antonio del Molino. Io devo dire che per queste ricettine sono andata abbastanza a colpo sicuro appunto in qualche posto che so che ha questi prodotti buonissimi e devo anche dire che a me fare la spesa rilassa, però magari non sempre c'è tutto questo tempo. Vero, vero. Quindi magari fare una lista effettivamente fa risparmiare. Aiuta. Anche un po', esatto, di tempo magari dopo il lavoro. Senti, ti prendo un piatto per sì, le polpette. Sì, grazie. Le polpette sono un grande classico, vero? Vero, sì, sì. Possono fare un po' con tutto, carne, sì, esatto, pesce. Per quello sono azzeccatissime. E poi le andremo a mangiare con questa crema di piselli. Semplicemente ho cotto dei piselli freschi. Quelli che abbiamo sgranato prima. Esatto. Quindi si è fatta il loro brodo naturale con un po' di acqua e l'ho passati nel mixer.
Il signor Antonio mi ha detto che questa farina particolare, che è tipica del Veneto, di solito viene usata per una polentina bianca. Uh-huh. Però io gli avevo anticipato che siccome sei molto estrosa, probabilmente l'avresti usata anche in un altro modo. Sì, sì, sì. La uso appunto per questa panatura che comunque rimane bella croccante e chiara. L'avevi già provata? Sì, l'avevo già provata e mi sono trovata sempre molto bene, molto, molto buona e un'ottima alternativa alla classica polenta gialla. Polpettine pronte, olio caldo. Olio bello caldo, andiamo a friggerle. Senti, e poi come si fa a capire quando sono pronte? Allora, quando iniziano a dorare un po' la crosticina, fanno la bella crosticina fuori, direi che sono pronte. Sono una tua specialità le polpette? Ma diciamo che le preparo spesso perché, come vi dicevo, comunque mi piace utilizzare gli ingredienti che ho in frigo, quindi le polpette diciamo che sono sempre un'ottima soluzione per le cene dell'ultimo momento. Esatto. Prendo, assemblo e solitamente vengono... Poi piacciono un po' a tutti. Esatto, sì. Sono semplici, ma quando arrivano in tavola le polpette di solito sono tutti felici. Queste di merluzzo non le ho mai provate. Senti, ma sul tuo blog ti chiedono delle ricette particolari? Sì, a volte succede, mi chiedono delle preparazioni per i celiaci, per senza lattosio, per vegetariani, certo. Sì. E anche lì poi le inventi o prendi spunti? Mi piace molto leggere o comunque ricercare sia in internet che sulle riviste di cucina, quindi sicuramente parto da una base, poi però ovviamente viva la creatività. E infatti, perché l'altra volta mi hai raccontato che insomma hai iniziato a cucinare un po' per necessità, ma poi è diventata una passione, da lì quindi immagino hai cominciato a guardare altri blog, trasmissioni. Sì, comunque informarsi e sempre tenersi aggiornati anche un po' sul mondo culinario serve. Ok, Julie, qua ci siamo quasi, eh? Allora prendo i piatti. Brava. Quante a testa? Facciamo tre? Dai. Tre vanno bene. Voilà. Grazie. Prendo anche le forchette. Allora, pizzico finale di sale. Mm-hmm. Ok. A te. Grazie. Assaggiamo. Buon appetito.